vedo. No, da là. Guarda qua. Non ti piacciono queste cose? Ma è un effetto finto. Ti piace? E però quando poi mi alzo, guarda, si copre. Mica tanto. Guarda, non si vede proprio. Se fai un passo si vede. Come? No, guarda, non si vede. Non si vede. E se faccio così? Divento sexy. E tu sei geloso. Perché? Guarda, ma solo così, guarda, lo sai solo tu che ci sono. Così non si vede. Si vede. Guarda. No. Sono sexy solo per te, guarda. Solo tu lo sai. Devi togliere. Perché? No, io sono siciliano. Ragazzi, pure i vostri fidanzati sono così gelosi, madonna. Stanno bene se scappi così. Stanno bene, perché che cosa hanno di? È sto risvoltino. Risvoltino, tu hai fatto uno tarallo, no? Risvoltino. Allora me lo do. Fa vedere senza risvoltino. Gira di qua. Forse è meglio senza. Penso. Sì, è più bello. Oh, sei super fashion. Sta sciarpetta. Guarda come si guarda. Nascondere i lacci. Nascondere i lacci. Non mi fa fare un po' di te, già comincia a rogare. Ho messo anche le scarpe. Si va a letti bassi perché camminare da Ikea voglio stare comoda. Si vede l'effetto reggicalza? No! Sì, si vede. Ma dove? Sul dietro si vede. Sono quelle reggicalza. Vatti a cambiare. No. Sì. No. Non mi scocciare. Allora non si esce. No, non si esce. Minchia, non si esce. Siciliano sono. Tu sei peggio di siciliano. Tu donna fetigrafa. Donna? Fetigra. Donna piccante piglia la per amante. Donna cuciniera piglia la per mogliera. E io che sono? Piccante e cuciniera. Donna sexy. Solo per te, vero? Sì. Ecco, guarda, nessuno lo sa, lo sai solo tu. Questo segreto. No, tra poco lo sapranno tutti perché si vede. Smettila. Ma hai capito che questa è calza? Sì, ho capito. È velata. Vabbè, vogliamo far vedere pure le mutande, che dici? No, ma fatta vedere la calza. Vabbè. Cioè, quando uno va a mare allora si mette i pantaloncini d'estate, che fa? Che c'entra? Si vuole le gambe. Piace questo? Sì, stai benissimo, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Tormento di mattina, però speriamo di trovare meno confusione, insomma, speriamo. Mattina poi, tarda mattinata, vabbè, sempre mattina, mattina è fino alle 5, insomma, sempre 5 mattina di è mattina. Fino alle 5 è mattina, alle 5 di mattina. Alle 5 è un'altra ora, quelle sono le 17. Ah. E sull'orologio già segna PM. Per me alle 17 finisce la mattina. Guarda, c'è la bocca storta qua. Qua, guarda, è per via di sto coso. Quale cosa? Mi sto prendendo. Vabbè, non fa niente, sei carino. No. Sì, sei carino, te lo giuro. Vai, saldi, Max. Yuppiu. Che cosa? Sto a bordello, che stanno i saldi, lo sto a bordello. Capelli un poco sconvolti. Sale, viva!
Milano, come bella Ikea. Bellissimo. Sei Guarda eccitato? A vivere, dai. Sì. Ti porti la tenda e dormi qua. No, e tanto i letti ce l'ha, la cucina ci sta. Fatti chiudere dentro da Ikea. Credenze, però non sono abbastanza shabby chic, è vero? Io non voglio più shabby. Comprare questo tagliere, ce l'ho pure a casa mia, mio padre me l'ha consigliato, per impastare la pizza sopra. Che stai facendo? Ma questo è piccolo, più grande. Noi vediamo il tagliere così. Sì. Sicura così grande? Sì, sì. Oh, è bella, eh? Sì, sì. Ma che ci devi fare? La pizza per te. La pizza per me. Certo. Siamo la ruota del carrello di Ikea. È incredibile. Sì, tu si può cagnare sta ruota. Tu pulea. Abbiamo bucato la ruota. Cioè, hai preso il carrello zoppo. L'unico carrello non buono tra tutti quelli di Ikea, sei unico. Guarda come sono sciabbi questi secchi. Non lavare a terra. Ma chi lava? Tu. Sono super shabby chic con la crema, guarda, bellissimi. Andiamo a prendere il mocio, quello che quando fai così gira pure il cestello e strizza. È crema. Un marziano, un ET. Accendi, è bellissimo. Strizzi del mestiere. Che cos'è? No, lo mettiamo a casa. Che dobbiamo fare questo orrore? A casa? A casa per gli attrezzi. Ma non ne sono solo bianchi, sciabbi. No, solo questi. Okay, ma dove ne mettiamo questi a casa? Cose? Se dobbiamo fare qualcosa. E che dobbiamo fare? Qualche lavoretto. Ma che lavoretto mi fa, Catenaglio? Ma poi gli ha bianco? No. Oh, uffa. Ma sono forse chiuso il carrello. Il carrello. Posto 17. Posto pure 17. Sì, che belli sti corridoi. Ma che le servono per il carrello? Lo facevo sempre quando ero piccolino. Oh. Oddio. Arresto. Ecco qua, cosa abbiamo comprato? Tovaglioli grigi shabby chic. Le federe della sedia, perché praticamente ho comprato altre due sedie come queste. E quindi ne ho prese due, perché vi avevo detto che ne ho solo quattro, ne voglio mettere sei, quindi due le metterò qua. Anche queste qua sono cose nuove che vi volevo far vedere, che ho comprato non da Ikea, l'ho comprato un altro giorno. E questi sono dei cozzi che mi ha detto che chi me l'ha venduto, che vanno anche nel forno, io ci spero, non lo so. E questo è il colore quello là, diciamo super shabby, color tortora, troppo troppo carino per questi piatti per minestre, zuppe, troppo troppo belli. Max sta cucinando, sta preparando. E qua i cucchiaini lunghi, finalmente li ho trovati. Eccoli qua, troppo troppo belli, per il cappuccino. Poi questo qua per gli attrezzi di Max. Allora, ho comprato sia queste qua, scodeline troppo troppo carine con questi bordini tutti arrotondati. E ho questo preso a servizio completo, sono proprio impazzita. Quindi sia i piattini più piccoli che quelli più grandi. Adesso vediamo quanto dura. Qua tipo per metterci, Max, tipo il salmone, ma anche il sushi su queste qua. Vanno bene, che dici? No. E cosa ci mettiamo? No. Il sushi no, e cosa ci mettiamo? Che so, e ne abbiamo comprati, qualcosa ci dobbiamo mettere. Vabbè, e poi vediamo. Io prima compro e poi decido. E poi questi qua, vedete, sempre tutti ondulati, troppo troppo belli. E le ciotoline, che qua le ciotoline, tipo per esempio il riso, ci va bene anche, mica solo per la colazione. Anche il riso. Anche il riso, una bella zuppettina, un po' di brodo, dai. E questo è un bel piatto super super grande, secondo me da utilizzare anche come vassoio, oppure piatto unico che io metto tutto 10.000 contorni dentro. Ah, poi volevo far vedere questo qua, che praticamente abbiamo fatto sto cambiamento. Vi ricordate che vi dissi che qua ci andava lo snack? L'abbiamo preso e praticamente mio padre l'ha fatto simile, il colore simile, faccio vedere da vicino. L'ha fatto lui, l'ha reso così un po' beigeolino per fare un effetto shabby chic. Questo era completamente diverso, lui l'ha verniciato, ce l'avevamo a casa, ce l'avevo nella mia stanza cosmeticosa, l'ho messo qua perché sopra non c'entrerà come spazio, e lui l'ha pitturato e poi l'ha fatto uscire un po' di beigeolino per fare simile alla cucina, vedete?
E poi questo qua, il fornetto lo dobbiamo togliere però. Questo è lo snack, rimarrà vuoto da utilizzare per me come tavolo da lavoro, quando devo fare video delle ricette, comunque quando devo cucinare. E il fornetto lo vogliamo togliere. Praticamente vogliamo creare tipo una mensola qua e metterlo qua sopra, non lo so. Comunque sto fornetto, datemi un consiglio, non so dove metterlo. Non mi dite qua, perché qua deve restare il mio angolino vuoto, quindi non ce lo voglio mettere. Che tu già hai scombinato il mio angolo shabby chic, questo non ci va. Questo è il mio angolo shabby chic, guardate, troppo troppo bello. Caffè, zucchero di canna, e qua ho appeso... Ah, questa se ne cade sempre, madonna, non ce la faccio. L'ho appesa 100 volte sta presina e se ne cade. Ho fatto come mi avete detto voi qua, le presine le ho appese qua, queste che mi ha fatto mamma di lana, come avete suggerito voi nel video home tour, vedete, ho fatto tutto l'angolino. Qua ho lasciato solo questa e basta. Max, che ci cucini di buono oggi? Oh, super shabby, pranzo super shabby chic, come sei bravo. Accenditi la luce, se no non vedi. Oh, no, questa è la cappa. Oddio, ecco qua. E che stai cucinando? Madonna, quanto l'hai messo? Non muore assai. Non sa venire un suo. L'astice ci fai, è vero? Già. Ok, devo chiudere, sennò si incazza. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao, shabby chic. Altro cambiamento che ho fatto, come avete detto voi, ho tolto questo ombrelletto da qua e l'ho messo là, e quindi questa è la stufa, vabbè, non ci fate caso. L'ho messo qua, questo super shabby che aveva fatto mamma, che vi ho fatto vedere nello mutur, tutto grattato, bellissimo. Ci ho messo qua la televisione per il momento. E l'ho tolto dall'acqua, devo comprarmi un altro mobiletto tipo da ingresso. E comunque la televisione verrà quella là a parete, vi ho detto, quindi questa comunque è una cosa provvisoria, però è più carino, quindi vi ringrazio per il consiglio. Troppo troppo bravo, mio fidanzato shabby chic, guarda che bella pomarolella con 8 litri d'olio qua dentro, hai messo l'olio. L'acqua dei pomodori, ma non ti pare di aver esagerato? Io non lo so, è l'olio, è l'acqua dei pomodori, vabbè. Queste padelle shabby chic, troppo belle. È tutto shabby. E qua c'è anche un pesce shabby chic. Friggere l'aglio, allora, e peperoncino, poi ci ho messo i pomodori, un po' di prezzemolo, e poi ci mettiamo l'astice. Wow! E quanto tempo deve cuocere? 10 minuti. Ah, subito si fa, allora mettiamo anche la pentola. E diciamo quando? Mo! E chi, hai fame? È Gesù. Ma hai fame shabby chic? A poco mi uccide. Faccio la fine dell'astice. No. Ecco qua, ti mancava il grembiule. Guarda che... No, dai. Sei uno chef, guarda come chef, stai bene. Uno chef. Ovviamente il grembiule shabby chic. Ovvio, questo l'ha regalato mia mamma. Se avete visto il vlog di Natale, avete visto questo grembiule che ti calza a pennello. Vedi, così non ti sporchi e puoi fare tanti pranzetti. Sono proprio una cuoca sexy. Però guarda, sembra una camerina sexy. Con un vestito tipo di carnevale. Ma è possibile che non trovi mai niente tu? Nasconda la roba. Nascondo. Guardate che bello antipasto. Pesce spada affumicato, salmone affumicato, e poi per renderlo più carino l'ho impiattato con le carotine tagliate così e la rucoletta, un po' di limone, un filo d'olio. Adesso la nostra salsina magica. Ma vi sembra normale che io con una tavola di queste dimensioni... Uffa, no! Stai zitta, di queste dimensioni così grande mi devo ridurre a mangiare su un tavolino, sì, quello è il tavolo così, che non ci possiamo sedere. Quello, cioè, non è possibile, non è possibile, dai. Quando si mangia mandà? In grembiule? L'hanno dove torno. Noi lo chiamo mantesino. Mantesino. Com'è questa antipastina che si è fatta? Il carote? Non sa niente. Come non sa niente il carote? Ho messo anche l'olio. Metti un po' di sale. Ho più mangiato quello di mettere il sale. Metti un po' di salsina. Te la metto la salsina. No, 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 no. Vieni. La metto io. Vieni. La metto io. Uffa. Questa è una salsina magica. Dobbiamo dire che cosa ci ho messo dentro. No, il segreto. Il segreto dello chef. Se lo volete, vi facciamo il video. L'ho inventato io questo animale. Ma non sono un miglio che mi mangia il carote. Però già è rabbia. Guarda oggi, guarda.
Assaggia questo. No. Vedi come è buono. Assaggia. Vedi. Tieni. E tengo lo zucca. Oh, ho spaccato tutto, Morua, ho spaccato. Che spaccato? Non hai fatto niente. Eh no, io l'ho fatti. Non è vero. Non è vero. Hai fatto solo la pasta e secondo me è molla. Uffa, guarda che bell'astice. Wow. Troppo che bella. Uffa. Tu vi ho merito, ma l'hai fatto io. Che vieni. Era giovani. Hai detto che io. Ma perché non sono buoni? Sono un po' cotti, troppo cotti. La pasta. Li ho quasi finito, sono buonissimi. Io sono finito perché è per farne. Ma no. Mio amore mi ha pulito tutto il pesciolino. Vabbè, amore. Che guai mi ci passato. Come è passato il guaio? Guarda che figlio che ho fatto. Ero un guaio in giro, sciabbi chicco. E mo sei fidanzato, sciabbi chic. Sono diventato una squattro, sciabbi. E saluta la mamma. Ciao mamma, saluta tua mamma. La mamma non ce la vede. Non le vede video? No, sono le mie nipoti. Ah. E mia sorella. Saluta tua sorella. Guarda come l'ha già imparato, oh. È diventato un marito perfetto. Sì, sì, fino a quando voglio. Vabbè, sei bravo, guarda tutti i pesciolini puliti. Dolcettino appena sfornato, non vi dico il casino che ho fatto, ma ho pulito tutto, sono bravissima. Dolcettino a cioccolato con pisanina. Il mio look è bellissimo, perché per vedere la televisione metto gli occhiali. Com'è? Buona, però tua mamma la fa meglio. Il però c'è sempre. C'è zicca, però tua mamma la fa meglio. Tua mamma la fa più buona, è la caprese. Ma qua caprese? A me sembra la caprese. Questo sai cos'è? Il brownie. Il brownie sano, senza burro. Ti piace? È buono. Non è buono. Sì, però. Si può mangiare. Quindi se tu dici sì, è buono, è buonissimo. E 110 lode. C'è sempre da migliorare. È buono tra poco. Faccio un dente. Faccio un dente. Ciao, miseria, mamma. No, non te lo dovrei dare. Comunque, ragazzi, è buonissimo questo dolce che ho fatto. No, veramente, è troppo, troppo buono. Infatti, tutto sul divano, soprattutto. Ma io lascio un po' per mia sorella a farglielo assaggiare a lei. Poi, se volete il video, fatemelo sapere, così vi faccio la ricetta. E vi mandiamo un bacio grande. Ah no, aspetta, vi faccio la ricetta sul mio secondo canale e faccio il video. Brownie, perché secondo me è troppo, troppo buono. L'ho inventata io. E vabbè, vi mandiamo un bacio grande. Ciao!